Io mi chiamo Flaminia Celata, ho 42 anni, sono fotografa, vivo a Roma, la città nella quale sono nata. Ho lavorato per 10 anni nel campo del restauro e della decorazione di interni e nel 2007 ho iniziato a studiare fotografia presso la Scuola Romana di Fotografia qui a Roma, dove mi sono diplomata poi nel 2009. Ho iniziato subito a sviluppare progetti di reportage personale, umanistico, sociale e legati anche al cambiamento del territorio. Nel 2013 con Sara e altri due fotografi abbiamo fondato l'associazione culturale Rome Vacation Photographer, dove offriamo servizi fotografici a turisti che si recano a Roma e che vogliono un loro particolare ricordo di questa città. Più di un anno e mezzo fa, più o meno, abbiamo sperimentato la fotografia all'interno dell'attività formativa presso alcune aziende, utilizzandola come metafora per lo sviluppo delle proprie potenzialità e ottenendo anche un discreto riscontro di questa esperienza. Oltre alla nostra presentazione, alla fine diremo anche come ci sentiamo in questo momento. Io mi sento coinvolta. E quindi grazie. Allora, mi perdonerete se non mi alzo troppo, mi sono visivamente un pochino debilitata. Sono Sara Palmieri, ho 41 anni, sono un architetto, mi sono laureata a Roma e ho lavorato nel campo della scenografia e dell'interior design per molti anni. Dopodiché nel 2009 la fotografia mi è venuta a cercare, diciamo così, nel senso che avevo bisogno forse di leggere me stessa e il mondo in modo più approfondito e lo strumento migliore per farlo in quel momento è stata la fotografia, dopodiché non l'ho più abbandonata, è stato un amore che dura tuttora e l'ho fatta più o meno diventare la mia professione, sia nei miei lavori diciamo artistici indipendenti, sia nel fondare insieme a Flaminia e ad altri due fotografi questa associazione culturale. Che ci porta non solo lavori di tipo commerciale come aveva detto Flaminia, ma esperienze inaspettate come questa, che è stata effettivamente una casualità iniziare a sperimentare attraverso la fotografia la consapevolezza di sé, la formazione di sé, ed è stata una cosa molto forte per noi prima di tutto, oltre che per le persone con cui abbiamo interagito, e abbiamo avuto delle esperienze molto, molto intense, molto belle. Come mi sento oggi? Un pochino dolorante, però molto curiosa di vedere cosa riusciamo in un'oretta a fare insieme, speriamo abbastanza. Lo scopo è proprio quello di dimostrarvi e di vedere insieme la possibilità di rappresentarsi in modo autentico attraverso la fotografia. Quindi vedremo due serie di slide che abbiamo raccolto e che sono degli screenshot di siti di coach stranieri e come questi si promuovono attraverso le immagini. Quindi alcuni ci hanno convinto, altri meno, e vedremo perché. Poi abbiamo un video su come 6 fotografi ritraggono la stessa persona in modo diverso, quindi una differenza di prospettiva, e infine faremo un esercizio che vi vedrà coinvolti e sarà molto divertente e che abbiamo intitolato Intervista con il fotografo, quindi scatterete e farete delle domande divise in coppie e poi vedremo come. Avete tutti un cellulare? Sì, capace di catturare immagini, sì. Più o meno. Okay. Se no ve li prestiamo noi. Ok. Diciamo che in un'ora insomma, possiamo fare molto poco, quello che vorremmo riuscire a fare, ovviamente l'argomento su cui ci concentriamo è questo della presentazione di se stessi, l'utilizzo dell'immagine di sé in una maniera un po' differente di come siamo abituati a fare. Quindi non entreremo nello specifico di come noi utilizziamo la fotografia all'interno del coaching, ma miriamo più su questo argomento specifico perché il tempo insomma è breve e sul riflettere sulla consapevolezza di sé, la consapevolezza di sé che è la base per
far uscire un'immagine credibile, onesta, congruente di se stessi. Siamo convinti sempre di più che portare la propria unicità nella propria immagine, nel momento in cui l'immagine è imperversante ovunque, è il fattore di svolta, perché l'immagine oggi è utilizzata esserci sempre, anche nei social, no? Esserci sempre sembra essere un modo di essere riconoscibili, in realtà è un modo di omologarsi, non è riconoscibilità. Ok, noi cerchiamo di somigliare a qualcosa che più o meno vediamo, che già esiste e che forse funziona, ma in quel modo noi non ci distinguiamo. Quindi noi crediamo in questo momento che invece portare se stessi in una maniera diversa, ovvero molto onesta, e anche se vogliamo che include le fragilità, ok? Le cose che pensiamo di dover omettere, perché sennò non siamo compatibili con questa massa che sembra essere funzionante, no? Ma noi crediamo che portare anche quello che ci sembra non andare, ma che invece è proprio quello che ci differenzia dagli altri, no? Che ci caratterizza, possa essere la chiave vincente. Quindi un racconto di sé a tutto tondo. Okay. Quindi che cos'è la consapevolezza di sé? Chi sono? Sin dalla nostra giovane età ci viene chiesto di ricoprire dei ruoli, di vivere per raggiungere determinati obiettivi. E costantemente paragoniamo noi stessi e siamo paragonati agli altri, come se in realtà non ci fosse un valore in noi a prescindere, e che questo valore stesse invece tra la differenza tra due persone. Ma noi sappiamo bene, voi più di me come coach, che siamo unici. Nessun altro è come noi, con tutte le nostre qualità, i nostri difetti, le nostre debolezze, i nostri punti di forza. Come ci vedono gli altri? Spesso fotograficamente ci sentiamo rappresentati male, vediamo più gli aspetti negativi che quelli positivi. E questo ci convince a mettere in scena un'immagine di noi che è falsa, perché pensiamo che una rappresentazione autentica di noi non sia possibile. La consapevolezza in fotografia arriva nel momento in cui ci sentiamo unici, nel momento in cui noi ci apriamo agli altri, nel momento in cui smettiamo e ci leviamo dalla testa che la fotocamera sta mentendo e che una rappresentazione autentica di noi è possibile. Dobbiamo cercare di accettare che ci siano foto di noi che ritraggano sia la nostra energia, la nostra vitalità, ma anche momenti comuni legati al quotidiano, che possono sembrare banali, poco attraenti, ma che sono onesti con quello che siamo veramente. Come facciamo a ottenere delle immagini di noi che siano in linea con quello che siamo veramente? Attraverso un dialogo aperto con chi ci ritrae, con il fotografo, che è prima di tutto un essere umano, una persona aperta al dialogo. Quando instauriamo con il fotografo un rapporto di confidenza, e quindi essere ritratti in modo, questa è l'importanza, perché poi essere ritratti in modo corretto, non costruito, non patinato. Noi abbiamo visto, abbiamo avuto non poche difficoltà a trovare siti di coach stranieri che ci, delle immagini che ci convincessero. E quindi nel momento in cui noi diamo un'immagine di noi che è il più possibile fedele a noi stessi, ci avviciniamo in modo più diretto e coinvolgente a chi poi decide di affidarsi a noi per raggiungere determinati obiettivi, a voi come coach per esempio. Quindi coinvolgersi per coinvolgere, e attraverso delle foto che funzionano si può. Assolutamente, anche perché io penso, quando devo incontrare qualcuno che non conosco, la prima cosa che faccio, lo vado tipo a googolare o comunque insomma a cercare qualche foto, non voglio vedere che faccia ha, voglio vedere cosa mi dice. E più delle volte, assolutamente, quindi no, se ci pensiamo, la prima cosa che noi vediamo è l'immagine, punto. Non sappiamo niente di queste persone, spesso da questa immagine cerchiamo di trarre dei messaggi che in qualche modo facciano scopa con il nostro mondo interiore, più o meno consapevolmente, no?
qualcosa che questa persona in quel momento ti trasmette, un sorriso, dei colori, una luce, un oggetto che porta. Se questa immagine o una serie di immagini, perché poi noi vedremo che crediamo molto nella serie, quindi nell'idea di reportage, tra virgolette, inserita nel racconto di sé, anche specifico alla comunicazione, al branding di sé, chiamiamolo così, quindi crediamo che più nozioni diamo, più scegliamo noi di raccontare di noi, della nostra immagine, di quello che è la nostra vita, al di fuori anche della professione, e la portiamo nel racconto di noi stessi, con un contesto, con il vestiario, con l'aggiunta di elementi, possano effettivamente trasmettere di più, anche nella velocità che è un sito internet in cui vi presentate. Noi abbiamo visto che è lo strumento fondamentale per il coach, per presentarsi, no? Nel senso, a un pubblico sconosciuto, ok? E spesso ci sono queste immagini, un ritratto così croppato, senza veramente nulla di che mi possa trasmettere qualcosa, e io spesso mi fermo, perché non riesco ad andare oltre, non riesco, questa persona non sta comunicando con me quello che io ho bisogno di vedere per riconoscere qualcosa del mio mondo interiore, quindi dirò che mi affido a questa persona, oppure mi piace, oppure vediamo se mi incuriosisce, oppure andiamo oltre, è qualcosa che mi deve emozionare. E questa cosa avviene se quella persona in qualche modo si è emozionata in queste immagini che ha costruito di sé, si è fatta costruire. E si è emozionata vuol dire si è esposta, si è raccontata, si è lasciata narrare, ha inserito qualcosa che è della sua vita privata, quindi delle fragilità, se vogliamo, no? Sono fratture da cui facciamo uscire qualcosa, non è tutto patinato, è un po'... magari è bello da vedere, ma è un po' rotto, c'è qualcosa di noi che facciamo trasparire. Allora lì io mi emoziono, percepisco questo qualcosa che comunica con me e penso, ok, questa cosa sta funzionando, questa cosa mi trasmette, mi convince. E sono due serie di slide, le prime che vedremo, diciamo che sono quelle immagini che ci hanno convinto di meno. Le altre invece funzionano, la seconda serie. Quindi partiamo e abbiamo preso di ogni sito circa due screenshot a pagina, due o tre o quattro. Allora, questo è il primo. Vorremmo sentire anche da voi l'impressione di queste... Barbie. Tutta l'immagine o la foto? Diciamo che è uno screenshot della pagina web, però effettivamente poi sono le uniche immagini più o meno che troviamo della persona nel sito, quelle che vediamo. Quindi sì, parliamo dell'immagine, ma ovviamente poi è un contesto, no? Anche la grandezza dell'immagine all'interno del contesto parla più o meno, però sì, forse l'immagine più o meno è quello che consideriamo. Che poi questa è la stessa immagine, no? Però con un formato diverso. E questa persona ha solamente questa foto all'interno del proprio sito. Quindi al di là del messaggio, che è quello che a questa persona piace il rosa, altro non ci racconta. Sono The Woman in Pink, ma... Esatto. Quindi, come vedete... Molto probabilmente intenzionale. Fatto che si sia vestita di rosa e messo una foto sul sito rosa. Quello sicuramente. Però insomma, voglio dire, no? Cosa mi... Posso dire, se fossi... Cioè, nel senso che come si dice che le case sono esclusivamente a quello che può essere le donne. Certo. Esatto, magari un uomo... Delle resistenze. Certo. Che suscita il problema. Esatto. Prendi che ha fatto anche i colori. Invece più che sui colori, la cosa che noto è il fatto che il background della foto sia bianco, di un bianco diverso. A me personalmente, però è la mia opinione, mi piacciono molto le foto fatte anche all'aperto, non per forza la tipica foto tessera. All'esterno. Questo è uno dei punti, infatti, che adesso approfondiremo, proprio il discorso di contestualizzare se stessi all'interno di un determinato ambiente. Sì, a me è l'opera di staticità. Sì, decisamente non funziona come immagine.
Poi andiamo avanti perché sono diverse. Qui abbiamo preso due screenshot. Ma questa è l'immagine del sito, è lui che si è montato sulla fotografia? No, non è assolutamente lui, no? Sono queste immagini, diciamo, stock che si comprano nei siti, no? Che lui utilizza dopo l'immagine, se c'è questo punto in tutto il sito. Anche questo discorso adesso è una brevissima parentesi, ma sull'utilizzo delle immagini stock, no? Anche su questo noi pensiamo che sia molto importante, proprio perché adesso i social sono il mezzo di comunicazione più importante, utilizzare proprio le proprie immagini, nella propria comunicazione, a partire dal sito fino a viaggiare per poi, volendo, dei social, ok, che si utilizzano, ma utilizzare quello che si fotografa, cioè quello che noi fotografiamo, quello che voi fotografate, addirittura, cioè, metterlo sotto forma, diciamo, quasi di blog, ok, o che sia un excursus diretto su una propria pagina Facebook, Instagram, ma che non vengano utilizzate queste immagini, che sono, non mi raccontano niente, sono dei concetti, ok, presi, mi rimandano un'idea generica di un mondo generico, dove non sto arrivando al punto, cioè io non sto parlando di me, non sto parlando di me, di quello che è la mia specificità, la mia unicità, il perché dovreste scegliere me, il perché io ti do qualcosa più di un altro, a te in particolare. Quindi noi crediamo proprio sia molto importante esporsi anche in questo senso, cioè l'utilizzo dell'immagine, visto che oggi più o meno la utilizziamo tutti l'immagine, no? Continuamente facciamo, postiamo, mettiamo, diciamo la nostra, anche in questo senso, e far sì che, quindi ovviamente allenare l'occhio, sviluppare, cioè qui stiamo parlando di imparare a guardare in un altro modo, non solo se stessi ma anche il mondo intorno, e utilizzare quelle immagini per una comunicazione che sia anche la propria comunicazione professionale. Ok? Quindi è una comunicazione un pochino più privata che noi chiediamo tra il comunicatore e l'utente, ok? Anche qui due screenshot della persona. Quindi una collezione di abbigliamento. Abbigliamento. Queste sono le uniche due immagini presenti nel suo sito, che però vende solo la stessa maglietta, no? Lo stesso fondo, quindi si vedono chiaramente che sono delle immagini fatte in studio. Quando Sara diceva di contestualizzare, e anche, non mi ricordo il tuo nome, Leila, perdonami, di evitare i fondali. Perché noi comunque le nostre realtà sono fatte di più sfaccettature, di più momenti, quindi perché non raccontare la città dove viviamo? Contestualizzarci nel luogo del lavoro o in azione? Questa è una caratteristica che ci rende unici. Quindi evitiamo foto con fondali neutri. Anche perché contestualizzare vuol dire aprirsi al di fuori, cioè concettualmente ma anche praticamente, no? Esatto. Quindi per esempio una foto, se uno ha uno studio, del proprio studio. Assolutamente, certo. Sì. Con, di se stessi nello studio, con le proprie cose, i propri libri, le carte. Posso dire una mia esperienza, sì. Che è capitato a settembre di mandare un video messaggio in un'azienda per ricevere un feedback della parte dei corsisti che ho avuto. E sono andato, io abito ad Este, che è una città storica, con un bellissimo parco e castello. Guardate le tre parti del castello che sono tutte ripreso, e gli ho inviato all'azienda il video messaggio che ha fatto vedere ai suoi dipendenti, e l'hanno apprezzato, e hanno poi dato il feedback rispetto a quello che avevamo fatto come comunità. Gli chiedevo proprio il video messaggio di mandargli questo feedback. Perché? Perché lì rappresentava. Esatto. Cioè io sono tornato lì, quindi esprimeva anche la mia cultura, i miei valori. E anche sì, ti caratterizzava, no? Insomma, che comunque la felicità è che ha grazie, perché insomma sottolinei il fatto che apportare le proprie peculiarità, quindi anche culturali, regionali, formazione, tutto, vuol dire ampliare il discorso, ok? Vuol dire arricchire
il discorso non solo tuo verso gli altri, ma comune degli altri che ti ascoltano, e poi anche quello collettivo, perché l'omologazione è l'appiattimento, no? Invece la specificità è l'apertura, è crescita. Allora, qui abbiamo altri quattro screenshot dello stesso sito, dello stesso coach, che qui, per esempio, in questa immagine dove lei presenta se stessa, non capiamo chi è, se la persona che sta sotto o quella che sta sopra, o quella che sta sopra aiuta quella che sta sotto. In più unisce un'immagine stereotipata di quelle che si trovano su Flash Stock, per esprimere un concetto, dove avremmo potuto benissimo farne a meno, perché ci perdiamo, c'è confusione, c'è inquinamento visivo. Sì, perché lei dice io e poi c'è un'immagine con 5 persone in basso a sinistra. Io, chi è io? No. Lei è sempre qui, per esempio, evidente, scontornata, quindi decontestualizzata. Si sa se vive su un muro, su un, non si capisce, su un pianeta. E qui, per esempio, stesso sito introduce un'immagine di un bellissimo ragazzo, ma che non ci dice niente di lei, almeno dei suoi gusti. Perché è sempre una lei, no? Esatto. È lo stesso sito questo. Vedete, la grafica non cambia sopra. Questa, questa, qua. E poi a contact, se, questo è sempre lo stesso sito, anche qui immagine stereotipata comprata, invece avremmo piacevolmente visto una sua immagine in un'altra situazione, per esempio, perché no? Io, un senso di terrore, attenzione. No, abbiamo coach, stiamo parlando sempre di sì, siamo no, ma non si può io c'è un'impressione però non è coerente voi parli spesso della ci state spingendo alla, diciamo, all'individualità, però bisogna anche rispettare la coerenza poi da quello che dici, quello che vuoi dire effettivamente, il camminato a tipi o il coniuge si vede, ti non vedo i suoi occhi, adesso non so, io non vedo gli occhi, io faccio fatica con queste immagini, non vedo gli occhi, forse ci sarà un motivo, io non lo so, però io parto da lì. Io sono cambiato sul concetto della coerenza, no, ho capito perfettamente, la mia distintività deve essere coerente, ha tentato evidentemente di essere. Certo, io come la cucina non andrei mai da una leggenda. No, cioè, però la coerenza, perdonami, non è che implica il fatto che io mi possa cambiare d'abito. Cioè, qui abbiamo una situazione dove la persona è stata ritratta sempre lo stesso giorno, durante lo stesso momento, perché il vestito è lo stesso, diciamo anche l'espressione del viso è sempre la stessa. Noi partiamo anche un pochino su quello, sull'atteggiamento, mani conserte, mano sul fianco, questo può essere coerente, però comunque visivamente non ci coinvolge. Sì, sì. Cercano magari una figura più forte, piuttosto che ricercano un codice, leggono un codice di autorità, piuttosto che di autorevolezza. Però quanto ristretto è questa informazione? Però è una scelta sua di restringere piuttosto, cioè. Sì, dobbiamo contestualizzare anche all'America, che è un mercato diverso, dove la specializzazione è super specializzazione è molto apprezzata. E incoraggiare. Abbiamo spaziato un po', non sono solamente siti americani, ma inglesi, australiani. Direi che sta cercando di, come diceva la collega, di specializzarsi, di targetizzare. Sicuramente ci trasmette un'immagine forte, rosso, lei è un po' Rottermeier, no? Così
la postura, una serie di unghie rosse. Quindi questa forza diciamo dell'immagine un po' così fa sembrare anche che poi ti dà una certa sicurezza. Però io, per esempio, il discorso di sfaccettare poi il racconto, dopo trovo altre immagini tutte simili. Quindi ok, mi stai dicendo questo, però è una informazione. Magari mi colpisce moltissimo il rosso, te con questo occhiale, la posa così, ma insomma mi sembra abbastanza ridotta come informazione. Se io vengo colpita e sono convinta che tu sei una, un pugno di ferro, insomma non lo so, che hai questo tipo di codice, no? Solo per questo, secondo me bisognerebbe andare oltre, no? Aiutaci, sì. Ha sbagliato il terzo titolo, è uguale 90 minuti, dovrebbe essere. Ah, sì, è vero. È vero. Anche le foto non ha senso. Sì, ma anche le foto. Cambia vestito. No, no, 90 minuti. Siamo Roberto che dice booster session e business booster. Uno è 90 minuti la sessione, l'altro è 90 minuti. 90 giorni. No, allora andiamo avanti un pochino più velocemente. No, sappiamo che ci sarebbe tantissime ore da discutere, ma andiamo. Per esempio, questo è un altro coach, anche qui vediamo un utilizzo misto delle immagini sia stereotipate che della persona che si presenta. Stessa foto, pagina diversa, formato diverso della foto, ma niente di più. Ecco. Qui, per esempio, quando lo sfondo diventa predominante rispetto al ritratto, questo potrebbe essere un venditore di fertilizzanti, cioè più che un coach, non... Poi vado a leggere e allora mi faccio un'idea diversa, ma tra l'altro è un fotomontaggio, non è una reale contestualizzazione, quindi perché questa scelta, ci chiediamo. Ok, anche qui state pure attenti al formato, è importante, delle immagini che mettete sui vostri siti, sui vostri blog. Cioè che noi, per esempio, riteniamo che un'immagine grande e magari uno slogan incisivo sia molto più attraente che tante parole. Ovviamente io poi entro nella specificità delle biografia, di cosa tratta, qual è la tua, il tuo orientamento, però ci vado dopo. Io avrei bisogno di vedere immagini grandi, slogan incisivi. Questo mi comunica velocemente, mi attira, cioè è il mondo di oggi, no? La comunicazione di oggi è veloce, così. Ok, qui anche per esempio giusto il formato di questa immagine, mi piace, arriva diretto. Qua siamo già sotto le prime No, siamo non totalmente. Andando verso, nel senso qui diciamo il formato è grande, ma se vedete adesso lei ripete questa sua faccia, diciamo, così, insomma, non proprio del tutto che racconta molto con questo contesto che però è X. E questa è la stessa persona. Quindi, ma un'altra persona. Sembra un'altra persona, però vedete come. Makeup artist. Makeup artist. Sembra il prima e dopo è stato al contrario. Qui a proposito di codici, no? C'è una Lady D per il riconoscimento che può sembrare qualcosa di rassicurante. Sì, lei, no? Come look, come codice attrattivo. Stesso formato, stessa espressione, cambio d'abito. Voilà. E forse solamente qui diventa più interessante, anche se il formato è un pochino piccolo, no? Sì, sì, sì. Stessa persona, evitate sempre di scontornare di decontestualizzarvi. Gli ovali funzionano poco, i tondi, scusate. Bianco nero, come funziona? No, sì, sì. Mm-hmm. Poi alla fine non è. Perché dici che ma visivamente non sono delle foto che non sono dei formati che
che convincono, non so, proprio esteticamente non funzionano perché racchiudono troppo, ti dico fototessera, però perché è più quadrata e rettangolare, insomma esteticamente funzionano poco. Qui già diventa più interessante. Foto in azione, importante, fatevi riprendere. C'è anche nell'esercitare la propria professione. Per esempio qui abbiamo una foto di lei, cioè, e poi, esatto, lei è la protagonista e poi qui di nuovo ci perdiamo un po'. Foto in bianco e nero che possono funzionare, però di concetto non sono. Questa è la stessa persona in azione. Sì. Tanto queste sono finite, queste per esempio sono una serie, adesso le vediamo velocemente. Qui è una posa per ogni titolo di pagina. Sembra quasi che lui reciti la parte del titolo della pagina, insomma, no? In qualche modo. Qui anche in azione. Sono tantissimi. Questo forse lo conoscete? Non lo so, mi sembra abbastanza famoso, americano. Però anche qui è sempre taglio dal basso, quindi dà anche comunica anche una certa un certo distacco. A parte questa, sono tutte immagini prese dal basso, lui in platea, lui quasi da campagna elettorale americana, mi viene da pensare. A proposito di cose, stop. No? Vabbè, tanto passiamo direttamente alle immagini che quanto ci hanno convinto. Non è per niente banale, come? A quanto pare non è per niente banale arrivare a un'immagine autentica. No. No, non lo è. Queste invece sono solamente, tranne alcune, sono foto di ritratto estrapolate di persone che promuovono loro stesse. Sempre il coach. Sì, ma in libera professione anche. Non sono. Ma anche imprenditori, liberi professionisti. Adesso le vedremo le immagini, capirete anche. Noi abbiamo scelto queste immagini come esempio di contestualizzazione e in qualche modo, in differenti modi, ma di racconto di sé, perché adesso vedrete, ma ci sono varie possibilità di racconto, cioè nel più personale, ossia esponendo veramente quelle che sono delle proprie passioni, del proprio vissuto, o rimanendo anche nella sfera lavorativa, ma rimanendo nella sfera lavorativa non esclude mostrare qualcosa di molto personale, ok? Di più emozionale, di più comunicativo. Per esempio. Vedete quanto diventa importante. Ci permette di più di capire chi siamo. Scusa, mi pensa, come mai c'è, cioè, una foto, se io la vedo, in realtà c'è uno sfondo che appena accennato, in realtà posso immaginare un centro commerciale passivo. Però l'immagine in realtà non mi fa nessun effetto diverso rispetto a quelle che ho visto prima, che avevo considerato come quelle che c'erano meno, come dire, significative, ecco, da usare. A qualcun altro fa un effetto diverso? Preferisco decisamente questa e quell'altra, quella è molto più anonima, è impostata. Con quella, il dito, la mano, un po'. Possono, però almeno è un po' più viva delle altre, che sono molto statiche. Infatti la singola immagine, come dicevamo prima, ci convince di meno quando è solo quella a comunicarci chi siamo.
Comunque noi abbiamo messo varie cose anche per vedere un po' quali sono le vostre reazioni, qual è la, okay, la risposta da chi è soddisfatto? Sareste mai disposti a mettere un'immagine di voi così in un sito che vi propone a livello professionale? Sareste mai disposti? Sì. Sì, questa è la domanda che vi dovete fare. Tu no, online. Perché no? Questo è stato atteso. In particolare forse non mi rappresenterebbe, ma non perché non mi piace l'Italia, anzi. Però non la troverei per me, per la mia figura adatta. Ok. Però non è interesse questa battuta che hai fatto, non è insomma da escludere, nel senso che nel racconto di sé, perché non inserire anche quelle che sono le proprie peculiarità anche a livello di attrattività potenziale verso gli altri, cioè il codice, lo stereotipo che ti deve insomma rendere professionale, quindi non lo so, eleggibile da tutti, ma perché? Cioè quello che pensiamo è che invece sia proprio qualcosa che è molto più emozionale, che quindi magari a qualcuno può turbare, a qualcuno può non piacere, ma a qualcun altro invece può essere molto attratto. Cioè la peculiarità non è solo capiamoci, non è l'utilizzo, no, delle tue potenziali come donna, ma è qualcosa che ti riguarda come persona, emozionalmente, che tu metti lì, ok? Non parliamo di... Cioè, queste sono, non sto parlando di tue cose, perché ovviamente stiamo vedendo delle immagini, ma non sono riferite direttamente alle modalità professionisti, ma immagini di professionisti. Sì, c'è di tutto. In questo senso, io non so se la più giovane, però forse... però sono convinta che un'immagine di lui in altro modo, che non fosse che guarda un po' sognatore con la camicia un po' aperta in un contesto, magari ti avrebbe detto qualcosa diversamente, ti avrebbe colpito diversamente. Questa immagine di lui colpisce un altro modo. Non so se sono meglio, ma chi per dare un giudizio bisogna di contestualizzarmi. Cioè, ho bisogno di vedere realmente la naturalezza di questa fotografia, il suo bisogno di questa parte buona, ma la devo mettere dentro al messaggio che mi vuole dare, cioè ho bisogno di metterlo dal testo. Certo, certo. Che cosa? Volevi vedere solamente delle immagini che se stessero? Per dare un giudizio alla naturalezza. Sì. Adesso ci arriviamo, abbiamo alcuni esempi che funzionano secondo noi, che realmente di coach. Queste sono delle immagini ampie, nel senso per farvi vedere anche, le abbiamo prese anche così in questo formato grande perché arrivasse di più un attimo il messaggio. Ho capito, però stavo dicendo che forse il mio libro ha bisogno di contestualizzare dentro il messaggio che ci vuole dare, altrimenti mi sembra di dare un giudizio, però non è così. No, perché stai zitta? Come la donna di prima, esatto, perché può essere quella lettera del popolo che vuole dire. Però mi è venuto dire fra che si fa esattamente, quindi devo vedere se è una voce molto brillante o quello che ho capito, nel senso di quello che stanno cercando di trasmetterci è la coerenza con se stessi. Poi noi siamo a 300, è vero che abbiamo tanti ruoli, no? Però quanto più riusciamo a essere trasparenti e a veicolare l'immagine di noi, che sia quello che siamo realmente, se siamo in un parco, se siamo in un ufficio, se siamo... è questo quello che deve passare. Ma sì, sono d'accordo, deve essere corretto con il fatto che mi stai dicendo. Sì, però, cioè, per dire, allora forse la prima che abbiamo visto una voce, un po' ritorniamo a discutere, lei sta parlando di sé, ha una voce che dà importanza all'immagine, a una determinata cura, e allora io poi... Se mi piace così, mi piace una voce così. E lei però ha parlato di sé, e bisogna anche dire di stabilizzare la voce.
Sì, ma una coach è una persona, però è una persona che ha tante sfaccettature e tante realtà, quindi avrà delle sue passioni, avrà dei suoi hobby, perché non li devo vedere se voglio, cioè se mi voglio affidare a lei. Anche noi puntiamo un pochino a mettere una gallery nei vostri siti dove ci sia una visione più ampia di quello che siete, non solamente coach legato al tipo di coaching che fate, non so se riesco a spiegarmi. Adesso comunque abbiamo, ci arriviamo agli esempi. Questi li... No. Per esempio, la donna con... ecco, a me per esempio questa immagine mi ha colpito quando l'ho vista, lei mi pare fosse un avvocato, insomma, però era nel suo sito, cioè lei si espone con questo suo look, eccetera. Io per un momento ho pensato che questa donna potesse avere avuto una malattia, ok? Non è solo un look. A me questa cosa mi ha attratto invece di respingermi, perché in qualche modo io vedevo lei come donna con il suo vissuto, con le sue fragilità, e poi mi andavo a leggere quello che è, con i suoi slogan, quello che c'è nel sito, quello che fa, e quindi se mi interessa. Però a me l'immagine mi ha attratto, mi ha respinto e mi è venuta voglia di andare a vedere chi fosse. Infatti so, mi ricordo, è un avvocato anziché altre che magari neanche ho visto. Sorride molto bene, questo momento è quello che io vedo, io ho stato un angolo sulla sua bocca, dopo si unisce lei, però uno potrebbe andare a vedere comunque la sua malattia, la sua no? Perché c'è un'emozione in questa immagine. Sì. Io sono stato maturato, l'occhio a questa immagine punta sempre sul dettaglio, una cosa che fa anche un po' di suono. Assolutamente. A me era così. Bravo. Ci sono alcuni che guardano in camera, altri no. Avete una indicazione da darci? C'è differenza? Ma non c'è differenza, dipende sempre lì che cosa vogliamo raccontare e che situazione stiamo. Per esempio, una cosa che ho notato ultimamente a Roma, che adesso ci sono le campagne elettorali per l'elezione al sindaco, è che le immagini di questi personaggi che si candidano sono cambiate rispetto a prima. Non sono più foto frontali, dritti, guardo dritto in camera, no. Sono foto in azione. Sono foto che loro stanno a una conferenza, sono foto che loro camminano per strada con un cellulare. È cambiato proprio il modo di avvicinarsi alla gente, perché pensano che magari quelli potremmo essere anche noi. E quindi non ti posso dire sì, no, dipende da quello che vuoi dire, dipende che dove, in che situazione stai. Comunque dall'emozione che riesci a trasmettere tu in quella fotografia, perché magari va a scavare qualcosa, appunto, come dicevamo, del mio mondo interiore per cui mi colpisce, ad altri no, magari a te qualcuno che ti guarda diretto, ovviamente una fotografia che funziona, il che vuol dire che trasmette un'emozione, fotografia che funziona è uguale a fotografia che trasmette un'emozione, ok? E se quell'emozione lì colpisce la tua anche per un determinato sguardo in camera, magari non è la stessa che colpisce me, ok? No, quindi voi se state facendo una foto a un coach, diciamo, per il suo sito, gli dite non guardare in camera che è meglio, oppure guarda, ne fate un po', poi vedete quelle che vi dicono di più, giusto? Cioè, date delle indicazioni mentre fate le foto. Diciamo che questo è un argomento molto, molto lungo e sarebbe bellissimo affrontarlo insieme, però è proprio quello che è la magia di quello che avviene quando funziona perfettamente il momento della fotografia e dell'incontro, e magari dopo che il tempo veramente stringe, ma sperimenterete per brevissimo tempo anche voi, è tutto lì, cioè secondo noi quello che è la nostra esperienza, è quello che nasce in quel momento, la comunicazione tra chi fotografa e chi viene fotografato, quanto si lascia andare chi viene fotografato, quanto chi fotografa è capace di rompere una barriera senza ferire, senza sbagliare, senza capire male, senza avere preconcetti e giudizio, ok? Quella è un... Io mi sono innamorata della fotografia per questa magia incredibile che si stabilisce in quei momenti, ed è lì che succede che una fotografia funziona, non è un caso, non è che quello è bravo ha una macchina migliore di un'altra,
Ok, siamo fuori. Siamo fuori col tempo, ci dispiace perché le cose sono tante. Velocemente questi, per esempio, per rispondere. Velocemente queste, perché queste sono quelle che funzionano, no? Sì, queste sono quelle che funzionano. Questa, per esempio, è anche una coach. Qui è contestualizzata la sua immagine all'interno del sito e abbiamo già qualche cosa di più dinamico. Qui una situazione intima, no? Dietro, cioè, esatto. Capito che lei fa vedere un po' dietro lo sfondo per chi vuole vederlo, qualcosa che sembra essere. Anche questo, per esempio, è un altro sito che velocemente lo vediamo, che funziona molto, è sempre la stessa persona. Vedete la foto di ritratto? Com'è? Perché funziona? Ma perché funziona? Perché è meno banale delle altre. Lei ride con la mano davanti. Cioè lei sorride, qualcosa di originale, no? Coprendosi la bocca, per esempio, per me quello è un accento particolare, trasmette, si dice, si è mai coprirsi la bocca, quindi vuol dire che si è insicuri. Sempre lei è in azione, lei con i figli, lei mette cose della sua vita, ok? Lo sport, la sua famiglia. Anche qui utilizzate tutti sicuramente dei social media, quindi è importante come strutturate poi più immagini di voi, quindi tipo semplice album di Facebook potrebbe essere una vostra immagine grande e delle immagini più piccole accanto in azione. Dobbiamo fare l'esercizio. Suggeriamo solo vedere le foto. Cioè, veramente vuoi vedere le foto? Non riusciamo? A vedere? No, non riusciamo a vedere le altre che funzionano? Abbiamo finito. Con questa abbiamo finito. Se un consiglio per LinkedIn, visto che abbiamo una sola foto da mettere? Sì, sì. Poi c'è lo sfondo. Le foto del profilo. Io ho un social che conosco poco. Questo è l'unico, è forse uno degli unici siti dove non puoi puntare sulla galleria e sulla struttura. Una certa dimensione. L'unico consiglio che si può dare su una cosa così è caratterizzarlo il più possibile. Cambiarla spesso. Nello sfondo. Cambiarla spesso. Anche quello potrebbe essere, certo. Cioè far diventare quello un modo social, no? Perché allora, lo scopo è appunto sfaccettare, quindi di solito diciamo strutture e gallery, se questo non è possibile. No, vi dovreste dividere in coppie, chi è che non si conosce con l'altra persona, e a turno farete delle domande al vostro compagno, alla vostra compagna, e poi scatterete una foto. You're going to photograph Michael. He's actually saved somebody's life. Michael is an ex-inmate. He's a commercial fisherman. Michael claims to be psychic. Nice to meet you. Michael's a former alcoholic. Here's your camera. I would like you to flesh out the essence of who he is. What would you like out of this? What would you like a photograph to say about you? Do you find that being a psychic impacts much on your day-to-day life? I can see some emotional for you. Like to like get to know the person. Only got 10 minutes, right? I think you're a guy that's put yourself out there. You're not hiding anything. My plan was to find out about whoever it was and to try and get that. And what I learned from him is he's incredibly brave. That was really intense. With his shirt out. Sorry. I wanted to see the nature of the person, which then presented a challenge. How do you portray him as a mission? That's perfect. He's a self-made millionaire and sort of a little bit intimidating. I wasn't going for a beautiful, nice, heavily lit portrait. I just wanted to try and bring out something of who you are. I think that you just treat people like the everyday people, like everybody is. Pleasure. Thank you so much. I hope I've got that guy's bravery in the film. So it was a very intimidating environment. GSC can be hard, but I've never been a millionaire. Never.
prison. I am a bonder, I say, with that story we talked about and never did. Not psychic, can barely spell it. The more I knew, there were different character features, I thought, that's really strange, these don't look like portraits of the character I thought you were. You always got your own preconceptions and you've got your own ideas. It pushed me into a position and a space that I wouldn't normally be in. You have to dig a lot deeper. I mean, it's got to be, I think, a lot more creative to work out how